Radio 1 Sport. In studio Giovanni Scaramuzzino. Calcio, oltre ai divieti che l'UEFA ha imposto al presidente federale Tavecchio nella sentenza di sospensione emessa ieri, per lui anche l'obbligo di organizzare in Italia un evento che sensibilizzi contro il razzismo. Problema così diffuso questo ad aver già da tempo, si sa, mobilitato le coscienze e suggerito iniziative importanti, soprattutto a livello di sport di base. E in questo contesto che si tengono i cosiddetti mondiali antirazzisti, parlando con chi li ha ideati e li organizza, abbiamo cercato di capire quale sia oggi il rapporto tra calcio e intolleranza. Sentiamo. Il calcio come richiamo, dibattiti e altri sport intorno, 18 edizioni di mondiali antirazzisti, un torneo di calcio a 7, uomini e donne di ogni paese insieme nelle 170 squadre che si sfidano con regole particolari, come spiega Carlo Balestri, responsabile per la UISP della manifestazione. Sulle 170 squadre giocano tutte insieme contemporaneamente, senza regole, senza arbitro, con regole molto più vicine a quelle che sono le regole, insomma, del calcio di strada, per cui abbassano la competitività e favoriscono l'aggregazione. Iniziative contro il razzismo, ce n'è evidentemente ancora bisogno. Io vorrei dirle che fra qualche anno non sarà più necessario organizzarla, purtroppo non è questa l'area che tira. Fino a quando ci sarà discriminazione, il mondiale avranno ragione di esistere. Tavecchio, lo schiaffo della UEFA. La Federazione Europea impone alla FIGC di organizzare un'iniziativa speciale contro il razzismo. Cosa consiglia Balestri? Guardare i contenuti più che solo alla visibilità che si può trarre da un evento di questo tipo. Consiglio di guardarsi un po' dentro per riformare, credendoci, il sistema calcio su quei valori che, insomma, dovrebbero distinguere la nostra società multiculturale, per cui il rispetto della diversità. Daniele Fortuna, GR1.